segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti e bentornati qui su Spreaker con Forme d'Onda. E abbiamo avuto insomma un paio di giovedì di stop, ma riprendiamo pimpanti, diciamo. E questa sera chiaramente saluto tutti quanti e saluto Stefania. Ciao Stefania. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, questa sera ci ritroviamo ancora con Franco Fracassi, che salutiamo. Ciao Franco. Buonasera a tutti quanti. Allora, ci ritroviamo con lui, come annunciato poi l'ultima volta che ci siamo incontrati con lui qui su Forme d'Onda, per parlare appunto di questo libro che è uscito, penso, no? Ormai è già uscito, no Franco? Sì, è già uscito. Allora, ci riferiamo al libro Hitler 1945, La fuga, i segreti, le bugie. Allora, lascio subito un pochettino la parola a Stefania, così introduciamo un po' il tema. Sì, noi avevamo un po' accennato a questo libro nella puntata che avevamo fatto a novembre insieme a Franco, però erano soltanto pochi accenni che avevamo fatto, perché la puntata era principalmente su la questione del virus e su tutta la situazione, insomma, che stiamo vivendo, anche tutti i collegamenti che abbiamo fatto con l'11 settembre, il G8, eccetera. E però avevamo annunciato l'uscita di questo libro Hitler 1945. Quindi a questo punto cominciamo subito da questo e Franco, presentaci un po' questo libro, poi ovviamente verranno le domande nel corso della trasmissione, sicuramente dalle cose che dirai scatteranno anche delle nostre domande, delle nostre curiosità. Quindi la parola a te Franco, presentaci un po' questa tua nuova inchiesta. Allora, l'inchiesta è partita da alcuni documenti di cui sono entrati in possesso, che sono documenti dei servizi segreti sovietici. I sovietici, ricordo, sono coloro che sono entrati a Berlino, quindi coloro che hanno gli unici che hanno avuto, diciamo, la possibilità di verificare quello che era accaduto nel bunker, cioè gli unici intitolati a dire qualche cosa. Bene, loro hanno prodotto
alcune migliaia di pagine di documenti all'epoca, e io sono entrato in possesso di questi, di questi documenti, e sostanzialmente dall'autopsia a tutto quanto il resto, alle indagini che hanno fatto sul campo, loro affermano senza tanti giri di parole che quello non era Hitler e che secondo loro non si è suicidato. Quindi questo è il punto di partenza. Quindi coloro che avevano la titolarità per dire qualche cosa sono stati molto chiari. A quel punto sono andato a cercare altra documentazione, questa volta è una documentazione pubblica perché è stata desecretata qualche anno fa, è stata una documentazione americana, è stata una documentazione americana, e gli americani, in particolare l'FBI, hanno cercato Hitler per anni, fino al 1955 ufficialmente gli hanno dato la caccia. Allora è assurdo, per quanto mi riguarda, dare la caccia a un uomo che, di cui si è convinti che è morto, anche perché non è che gli hanno dato la caccia con qualche agente e così, gli hanno dato una caccia massiccia, e lo stesso hanno fatto gli inglesi. Nelle documentazioni che emergono si capisce che loro veramente non stanno perdendo tempo, cioè stanno facendo sul serio, e a un certo punto ci sono più documenti da parte dell'FBI scritti anche dello stesso Edgar Hoover, che era il direttore, il capo assoluto dell'FBI, che affermano di averlo rintracciato, addirittura anche dove è stato rintracciato, che cosa fa, da chi è protetto, eccetera eccetera eccetera. Allora, questo è stato il punto di partenza. Ovviamente con una documentazione del genere era evidente che c'era un'altra storia da raccontare, e quest'altra storia è stato possibile raccontarla grazie a questo punto, non solo a questi documenti, ovviamente sono parlando di migliaia di pagine prodotte dai vari paesi, ma è stata possibile raccontarla anche attraverso le testimonianze sia di chi era presente nel bunker, perché la cosa incredibile è che coloro che hanno costituito attraverso le loro testimonianze la colonna portante della teoria ufficiale della morte di Hitler, poi tutti quanti qualche anno dopo hanno smentito ciò che avevano detto e hanno raccontato un'altra storia. Quindi innanzitutto le loro testimonianze, ma anche le testimonianze di tantissime altre persone che erano presenti nel bunker, che erano che avevano avuto a che fare con la fuga in qualche modo, testimonianze di persone che si trovavano in Spagna, in Svizzera, in Austria, in Argentina e così via, in tutti i paesi dove poi sono, dove poi diciamo questa carovana è in qualche modo passata. Ho trovato documenti, diciamo, che documenti, diari scritti da alcuni dei protagonisti di questa vicenda, che hanno scritto dei diari molto dettagliati in cui raccontavano queste cose, e da questi diari, che sono dei pezzi straordinari, potrebbero essere tradotti in film perché sono veramente raccontano con minuziosi dettagli tutto quel che è accaduto. Questi diari, peraltro, alcuni di questi sono stati pubblicati, però evidentemente forse non c'è modo migliore di nascondere qualche cosa che renderla pubblica. E in più, ultimo elemento, il racconto da parte di alcuni giornalisti dell'epoca. Questo non ci si pensa mai, ma all'epoca, esattamente come oggi, c'erano giornalisti che erano molto ben introdotti nelle stanze del potere,
e che raccontavano i retroscena della politica. No, uno oggi è cosa comune, no? Raccontare quello che succede dietro le quinte. Beh, succedeva anche all'epoca. E ci sono alcuni di questi giornalisti che erano molto quotati, peraltro, no? Giornalisti sia americani che tedeschi, insomma, che avevano insomma, erano celebrati all'epoca come grandi giornalisti, che hanno scritto dei libri in cui hanno raccontato in retroscena, e in questi retroscena c'è tutta la storia dell'organizzazione della fuga. Ma proprio tutta. E quindi, diciamo, la somma di queste cose fa sì che la storia di quel che è accaduto realmente non solo appare molto chiara, ma è molto distante dalla storia che ci hanno raccontato. Storia che ci hanno raccontato, che peraltro si basa sull'elaborazione, sull'inchiesta condotta da un ufficiale dei servizi segreti britannico, che era uno storico di professione, che come tanti altri storici e altri accademici si erano arruolati durante la guerra, insomma. E la cosa buffa è che il suo superiore, che gli diede l'ordine per andare a Berlino a indagare, era un certo Ian Fleming, cioè l'inventore di 007, e questa operazione si chiamava Operazione James Bond. E ancora non esisteva, ovviamente. Cioè, lui, Fleming, poi quando è andato a raccontare il personaggio di James Bond, l'ha fatto sulla base della sua esperienza personale in quanto diciamo alto funzionario dei servizi segreti britannici. Insomma, questo storico, che si chiama Trevor Roper, raggiunge Berlino 5 mesi dopo la morte di Hitler. Allora, voi immaginate, già oggi arrivare sul luogo del delitto 5 mesi dopo l'avvenuto delitto, insomma, quello che si può trovare, cioè un'indagine già un po' farlocca che parte di per sé. Voi immaginate, con la tecnologia del 1945, nella Berlino devastata del 1945, in un luogo come il bunker dove sono passate centinaia di migliaia di persone che non avevano nessun tipo di cura per la conservazione delle prove, che in un luogo dove bombardato, in un luogo insomma devastato dalla fine della guerra e da quello che è accaduto dopo. Lui è arrivato e non trova nulla. Non c'è nessuna prova fisica che possa fargli, diciamo, sospettare come possa essere andata la vicenda. E a quel punto si può solo appoggiare alle testimonianze orali di chi era presente. E lui interroga molte persone, però queste molte persone, nessuno sa esattamente che cosa sia successo. Alla fine ci sono solamente 3 persone, che sono i 3 testimoni chiave, che sono quelli in base ai cui racconti poi è stata raccontata la storia ufficiale. Sono 3, sono la guardia del corpo, l'autista e il segretario, insomma, di Hitler. E questi 3 non erano in mano sua, cioè non erano in mano dei britannici, perché nel frattempo erano passati mesi, i sovietici e gli americani avevano arrestato le loro persone e le tenevano in prigione. E 2 di questi erano in mano sovietica, e i sovietici non fanno parlare Trevor Roper con queste persone. Gli dicono: ci faccia sapere che cosa vuole, che noi li interroghiamo i prigionieri e le faremo sapere. Quindi... diciamo, è una testimonianza indiretta, lo stesso vale per... cioè lui legge dei racconti, insomma, dati lo scritti, questo è. Riesce a parlare, non è nemmeno sicuro che ci sia riuscito, con il terzo testimone che era in mano agli americani. Dopodiché tutte e 3 queste persone, una volta che sono uscite dalla prigionia, insomma, sono liberate alcuni anni dopo, tutti e 3 hanno smentito ciò che avevano detto. Questa è la storia ufficiale. Allora, io vorrei capire, già solo su questo punto qui, se, come hanno fatto gli storici, gli storici, che ovviamente la storia è una scienza, quindi è una materia molto
insomma, ha una serie di regole prima di scrivere soprattutto un evento così importante per la nostra storia, come hanno fatto gli storici tutti ad accettare supinamente, senza verificare nulla, diciamo, senza nemmeno mettere un minimo di dubbio al lavoro che ha fatto Trevor Roper, la sua storia, perché poi quella sua storia è diventata la storia che è finita sui libri di testo delle nostre scuole, sui libri di storia, è quella che è stata poi raccontata nei film. Il più famoso di questi si intitola La Caduta, che sì, magari molti di voi l'hanno visto, insomma. Sì, sì, sì. Ed è follia, cioè è veramente una delle cose più inspiegabili che siano accadute negli ultimi 80 anni. Franco, viene però subito una domanda, diciamo, una domanda sorge spontanea, come si suol dire. Per quale motivo, diciamo, i russi invece non hanno divulgato il fatto che lui sia scappato? Perché comunque faceva parte sempre del gioco di dover tenere in piedi ormai, diciamo, la nuova guerra fredda, o che altro? Allora, Churchill, quando ordinò a Ian Fleming di fare l'indagine, lo ordinò con un preciso mandato: la seconda guerra mondiale non si può definirsi conclusa se non sappiamo che fine ha fatto Hitler, cioè o abbiamo la certezza che sia morto, oppure lo becchiamo, lo arrestiamo, cioè, se no non finisce la seconda guerra mondiale. Uh-huh. Questo, diciamo, con questa premessa Trevor Roper ha agito, quindi a un certo punto non sapeva che fare, si è inventato una storia, diciamo, molto, molto banalmente. I sovietici hanno più volte detto, anche ufficialmente, Hitler non è morto. Ma dopodiché, una volta che è uscita la storia ufficiale, cioè questa, quella britannica, loro non l'hanno mai più smentita. Perché, insomma, stiamo parlando del 1945, la necessità, cioè immaginate l'Europa, e non solo quella, totalmente devastata dalla guerra, paesi da ricostruire, e l'Unione Sovietica era da ricostruire perché era probabilmente il paese più devastato di tutti, perché avevano avuto 30 milioni di morti, era tutto quello che, diciamo, cresceva dal confine occidentale fino a Mosca, San Pietroburgo, Stalingrado, era completamente distrutto, insomma non c'era più nulla, i tedeschi avevano lasciato la terra bruciata, insomma tutti volevano andare avanti, nessuno voleva riaprire la ferita della guerra e voleva che si attendesse ancora, c'era proprio necessità di passare oltre, e quindi alla fine è stato una sorta di compromesso accettato da tutti. Il problema è che questo compromesso, finché lo accettano i politici è una cosa, ma è stato accettato dagli storici, la cosa già è diversa. Sì, assolutamente. Allora, questa fuga comunque viene comunque progettata, viene architettata, immagino, insomma, e dove sarebbe andato a finire il signor Adolf Hitler? Dove è finito? Sì. Vabbè, vi tolgo la suspense per chi lo vuole leggere, se ve lo racconto, perché però... No, se vedi tu, arrangiala tu, insomma, no, non vogliamo fare lo spoiler totale del libro, perché altrimenti no, anche perché non è tanto, perché il libro è costruito come se fosse un giallo anche, sì, però sì. Insomma, non è manco una cosa, sono eventi storici. Hitler è scappato ed è finito in Argentina. Oh. E si sa esattamente dove, si sa esattamente cosa ha fatto, perché non è una cosa, cioè non è finito in Argentina vagamente, si sa quando è arrivato in Argentina, tutto il percorso che ha fatto all'interno dell'Argentina, dove le sue tappe, dove ha vissuto, dove è stato protetto, dove si è trasferito, perché non sta nemmeno fermo, cioè si è spostato in alcuni altri luoghi e così via. Ci sono testimonianze che raccontano queste cose, compreso quelle degli agenti dell'FBI che lo seguivano. E l'ha potuto fare perché l'Argentina
era un paese nazificato a tutti gli effetti, nel senso che da una parte aveva due, cioè aveva il presidente che si chiama Juan Perón, che era un ammiratore di Mussolini, si dichiarava tranquillamente fascista, insomma tutti quanti lo idolatrano come chissà che cosa fosse, era uno proprio, lui era stato addestrato in Italia nelle forze armate italiane ed era un vero ammiratore di Mussolini. Aveva sua moglie Evita Perón, che era invece un dichiaratamente nazista, stiamo parlando di anche qui di una donna celebrata come se fosse la Madonna, no? Specialmente da Hollywood ultimamente, era una convinta nazista. Entrambi, e anche qui ci sono i documenti ufficiali, venivano pagati da Martin Bormann, numero due del nazismo, oramai da molto tempo, come loro agenti, come loro spie, come loro uomini, insomma, uomo e donna di Bormann. L'Argentina dagli anni 30 in poi era un paese, sì, nazificato, era un paese dove la comunità tedesca era la comunità più importante dal punto di vista politico e di potere, era una comunità tedesca nelle cui scuole si insegnavano i testi scritti da Himmler, si cantava l'inno nazista, si faceva il saluto nazista. Queste scuole erano le scuole dell'elite argentina, cioè tutti i figli dell'Argentina bene andavano nelle scuole tedesche, quindi diventavano a loro volta diciamo adoratori di Hitler. Questa era l'Argentina degli anni 40 e Hitler arriva in questo paese, cioè arriva in un paese che è molto simile alla sua patria, tant'è che peraltro va a vivere in zone in cui proprio anche l'architettura fisica sembra di stare in Baviera, e quindi si trova a casa e si trova protetto. Stefania, vedi, hai qualche curiosità, vai. Sì, adesso che Franco tu stavi parlando dell'Argentina, mi è venuto in mente che c'è un altro collegamento con l'Italia, che è quello con Licio Gelli. Tu ti sei occupato anche di questo? Sì, nel senso che allora, le trattative per organizzare la fuga sono andate avanti per 2 anni e mezzo. Addirittura. Perché le trattative? Perché è ovvio che non si poteva scappare dall'Europa nell'aprile del 45, in Europa completamente occupata dagli alleati, i sovietici da una parte, gli angloamericani dall'altra, non è che potevano svanire, no? Certo. Quindi devono passare per territori, sia in aereo che via terra, in qualsiasi modo devono passare per territori controllati dal nemico. Quindi o si mettevano d'accordo col nemico o non passavano. Perché Hitler non era un fuggitivo qualsiasi, era il fuggitivo più noto del mondo, cioè come chiedere oggi al personaggio più famoso del mondo, non so chi potrebbe essere, Lionel Messi forse, no? Perché oggi forse lui il personaggio più celebre del pianeta, o Cristiano Ronaldo, insomma uno dei due, come chiedere a uno dei due di attraversare col suo volto un paese senza essere riconosciuto, è evidente che viene beccato immediatamente. Quindi le trattative sono state fatte con l'uomo che era più congeniale, cioè che era, non so se casualmente o meno, ma che era nel posto giusto, ovvero il capo dei servizi di controspionaggio degli Stati Uniti d'America in Europa, cioè colui che doveva teoricamente aiutare i partigiani a loro rifornirgli le armi e tutto il resto nella loro lotta in tutti i paesi europei. Questo uomo si chiamava Allen Dulles ed era, il caso ha voluto che fosse un nazista, era americano ma era nazista, era amico di vecchia data, peraltro era amico di vecchia data di Adolf Hitler e di tutti i gerarchi del Terzo Reich, di tutti quanti, perché era stato l'uomo che aveva permesso ai fondi americani, agli ingentissimi fondi statunitensi negli anni 20, negli anni 30, di permettere l'ascesa di Hitler al potere. Quindi era proprio un amico fraterno loro, quindi il loro amico fraterno era il capo del controspionaggio americano. Quindi che hanno fatto? Si sono messi a trattare con lui era ben felice di trattare con
con i dirigenti del Terzo Reich, anche perché Dulles aveva sempre dichiarato che non era la Germania il nemico degli Stati Uniti, ma era l'Unione Sovietica. Quindi, diciamo, lui faceva quello che lui pensava fosse giusto, cioè per lui era un bene questa cosa. Queste trattative vanno avanti 2 anni e mezzo perché è una fuga complessissima, anche perché appresso a Hitler sono fuggiti più di 1 milione di persone. Non si sta parlando di un gruppo di 3 persone, stiamo parlando di oltre 1 milione di persone che dall'Europa fuggono in varie direzioni, di fascisti e nazisti sparsi per Germania, Italia e tanti altri paesi europei. E ovviamente, essendo il principale alleato di Adolf Hitler l'Italia, di Mussolini, Mussolini viene a sapere questa cosa e dice: sì, ma pure io voglio voglio partecipare alla cosa, pure io voglio scappare. Infatti lui si aveva provato, cioè, poi stava fermato alla frontiera con la Svizzera, ma insomma, se no anche lui sarebbe scappato in Argentina. E lui a quel punto dice: beh, voglio un mio uomo al vostro tavolo. Allora, all'epoca c'era Dulles che aveva già trattato con un personaggio che già conosceva, perché gli era stato molto utile per lo sbarco che c'era stato nell'estate del 43 in Sicilia delle truppe americane, e questo uomo era Licio Gelli. Cioè, Gelli era stato utile agli anglo-americani per organizzare quello sbarco, e Gelli era un funzionario della Repubblica di Salò, era un ufficiale della Repubblica di Salò, quindi era proprio la persona adatta per fare una cosa del genere, e Dulles si fidava di lui. Quindi lui inizia a trattare con Martin Bormann e con la dirigenza del Terzo Reich, e con Allen Dulles e tutti, diciamo, questa gruppo di potere economico, finanziario e anche politico degli Stati Uniti, come rappresentante dell'Italia. E le trattative si fanno in parte in Svizzera, in parte addirittura in Italia, in parte queste riunioni si fanno in territorio italiano. E da lì viene il potere di Licio Gelli. Licio Gelli è diventato un uomo potentissimo a livello mondiale grazie a questa cosa, cioè è diventato il come si dice, culo e camicia con il colui che fonderà la CIA, perché Allen Dulles poi sarà colui che fonderà la CIA e lui diventerà il più potente direttore che ci sia mai stato. In più appunto avrà diciamo, diventerà molto amico di tutta la dirigenza del Terzo Reich, che poi scapperà in Argentina e fonderà quell'organizzazione internazionale che si chiama Odessa, che aveva ramificazioni ovunque, anche in Italia, e che è quella che ha diciamo, partecipato attivamente a tutto il periodo anche della nostra storia successiva, cioè le stragi, il terrorismo e tutto quanto il resto. Odessa aveva un ruolo fondamentale, e Gelli per 2 anni è stato a contatto con loro, ha stretto amicizie, è diventato l'uomo di fiducia di Juan Perón. Io l'ho intervistato, Gelli ha proprio detto, dice: Perón ce l'ho messo io lì, cioè, è un uomo mio. Grazie a Odessa, grazie agli Stati Uniti d'America, è diventato il dominus di tutta l'America Latina, dice Gelli, e non solo di quella. Quindi il suo potere viene da lì. Solo che, appunto, per quanto riguarda gli italiani, a differenza dei tedeschi, Mussolini non ce l'ha fatta. Questa è l'unica differenza, se no staremmo a raccontare una storia differente. Mi viene da chiederti un'altra cosa: come si inserisce, per esempio, in tutta questa storia anche tutta l'operazione fatta da Israele per scovare, diciamo, i nazisti? Perché sappiamo che poi c'è stata questa operazione
portata anche avanti da, credo dal Mossad, se non vado errato, insomma, per andare a scovare, diciamo, e loro non hanno fatto assolutamente nulla, o comunque gli hanno comandato, insomma, di non indagare, o comunque che della faccenda Hitler non se ne dovessero occupare assolutamente. No, la questione è un'altra, che Israele è nato nel 48. Sì. Quindi prima non c'era, non potevano andare alla caccia a una persona se non c'era nemmeno lo Stato, diciamo. Certo, no, quindi questo è il punto numero uno, perché di Hitler sì. Si sa con certezza che fosse vivo fino al 1947, dopo ci sono storie, alcune che possono avere un po' più di credibilità, altre totalmente fantasiose, veramente di ogni tipo, ne sono tante diverse, non... potrebbe essere morto anche nel 47, potrebbe essere morto più dopo, non sa, insomma, non si ha la certezza. Quindi il Mossad inizia a operare, poi il primo anno Israele l'ha passata a combattere con i palestinesi, quindi insomma non è che aveva altro a cui pensare. Dopodiché Israele non contava nulla, cioè noi adesso abbiamo giustamente il mito di Israele come potenza militare e del Mossad come il servizio segreto più efficiente del pianeta, ma siamo nel 2022, potete pensare che uno Stato appena nascente, scalcagnato, peraltro non aveva l'appoggio di nessun, all'inizio Israele non era appoggiato dagli americani, anzi gli americani lo osteggiavano in qualche modo, quindi non aveva, era più filo sovietico che filo americano nei primi anni. Anche perché era un paese socialista, cioè Israele è nato come un paese socialista, quindi all'inizio veramente non contava nulla, e credo che il Mossad al massimo potesse occuparsi delle questioni con i palestinesi e non tanto andare a cercare, tant'è vero che la prima operazione che fanno è quella della cattura di Eichmann, ma lì siamo nel 1960, e quindi sono passati 15 anni probabilmente nel 60, anzi quasi certamente nel 60 Hitler era morto da quel dì. E la cattura di Eichmann la possono fare grazie ai tedeschi, se sono loro che è un procuratore tedesco che lo rintraccia, non gli israeliani. Quindi gli israeliani fanno semplicemente l'operazione, quindi dopo la cattura di Eichmann gli israeliani capiscono che quello potrebbe essere una strada da percorrere, insomma, quantomeno per dare giustizia ai tanti morti, tante persone morte nei campi di concentramento e non solo. Però appunto dal 1960 in poi, quindi Israele, dire che Israele non ha dato la caccia a Hitler nel 60, nessuno avrebbe dato la caccia a Hitler, anche gli altri statunitensi, sovietici, britannici, erano anni che avevano già smesso di dargli la caccia, quindi probabilmente era morto. Quindi ecco, insomma, si ipotizza che dopo la fuga lui non è che sia vissuto molti anni. No, anche perché era malato. Ah, ok. Questo, insomma, anche per far capire, diciamo, a chi ci ascolta magari quanto può aver campato, quanti anni può aver campato, diciamo, dopo la fuga, quindi non molto di più, insomma, non molti anni dopo. Vai Stefania. Allora Franco, io volevo chiederti un'altra cosa, perché nella storia ufficiale c'è anche un altro famoso suicidio in quei giorni, che è quello del ministro della propaganda Goebbels. Quindi volevo chiederti se tu in questi documenti che hai usato per questo tuo libro hai trovato qualcosa anche su di lui, se è vera questa storia del suicidio o se anche nel suo caso sono state dette un sacco di menzogne e è stata ricostruita una verità diversa da quella vera. Ecco. Allora, per quanto riguarda Goebbels, nei documenti sovietici, che ripeto sono quelli più... teoricamente più affidabili per quello che si è ritrovato nel bunker, loro hanno ritrovato i corpi, hanno fatto anche le autopsie e hanno detto che effettivamente Goebbels e tutta la sua famiglia erano morti lì. Quindi almeno i sovietici questo scrivono, a differenza di Hitler che invece dicono l'esatto contrario, di Goebbels affermano questa cosa. Ah, ecco, ok, quindi presumibilmente almeno questa vicenda, insomma, del suicidio di Goebbels dovrebbe essere vera, sì. Secondo questi documenti. Sì.
Anche perché, se posso, questa. Allora, noi pensiamo sempre al Terzo Reich come qualcosa di monolitico, no? Il potere. In realtà, come in tutti i luoghi di potere, c'erano delle lotte interne, non è che erano tutti Certo, allineati e tutti amici. Allora, c'era un personaggio che è Martin Bormann, che è quello più sconosciuto della dirigenza, diciamo, nazista, che in realtà era il più potente di tutti. Lui era il braccio destro di Adolf Hitler, il presidente del Partito Nazionalsocialista. E dicono in molti, anche cronisti dell'epoca, che lui fosse il vero capo del Terzo Reich, nel senso che Hitler, da un certo punto in poi, si affidava talmente tanto a lui che era lui che decideva alla fine, prendeva le decisioni. Anche perché tutti dovevano passare attraverso di lui, quindi spesso chiedevano a lui, lui chiedeva a Hitler e poi riferiva: il Führer ha detto questo, quindi poteva dire qualsiasi cosa. Allora, Bormann aveva dei nemici all'interno del partito. Sicuramente non era amico di Himmler, che era il capo dell'SS, cioè era un suo nemico Himmler, e non era molto amico nemmeno di Goebbels. Tant'è che lui a un certo punto fa fuori Himmler, cioè negli ultimi giorni del Terzo Reich, a un certo punto Himmler viene esautorato dai suoi poteri, perché viene accusato da Bormann e quindi da Hitler di essere un traditore. Per questo, per esempio, Himmler non scappa, cioè Himmler viene catturato dagli alleati, nonostante Himmler all'inizio avesse organizzato la fuga insieme a Bormann, cioè Bormann riesce a fare terra bruciata intorno a sé. Tutti i suoi nemici, che possono essere Himmler, può essere Göring, il capo dell'aviazione, insomma, L'aviazione, sì. tedesca, che però era potentissimo. Goebbels e così via, tutti questi vengono fatti fuori in qualche modo perché muoiono, perché vengono catturati. Ecco. E quindi scappano in tanti, scappano tantissimi dirigenti, altri dirigenti del Terzo Reich, ma scappano quelli che avevano un feeling e buoni rapporti con Bormann. E lui stesso, Bormann stesso, Bormann stesso è scappato, sì. sarà uno di quelli che comunque scapperanno. Però non scappa subito. Bormann scappa nel 1947, cioè resta altri 2 anni in Europa. E Addirittura. resta in 2 anni in Europa sotto falso nome, tutto insomma Aperto. coperto, nascosto dentro i monasteri. Perché lui è quello, è lui il regista della fuga, cioè tutto quanto organizzato da lui alla fine. E c'è una parte che non è una parte secondaria, che è quella del denaro. Cioè Bormann deve assicurarsi che tutto il denaro, tutte le risorse finanziarie poi riescano a salvarsi, sia quelle che stavano nelle banche svizzere sia altrove. In più lui a un certo punto scappa quando una quantità sufficiente di nazisti e fascisti europei erano già scappati, cioè lui chiude tutta quanta questo cerchio. Scappano in 1947. Io nel libro racconto la fuga di Bormann, perché c'è uno dei testimoni principali di tutta quanta questa vicenda, che è un agente dei servizi segreti spagnoli che stava dentro al bunker di Berlino, che ha raccontato, ho scritto un diario, ha raccontato un diario, come ho detto prima, molto appassionante, ed è colui che poi si deve occupare di Bormann nei 2 anni successivi. Gli deve anche insegnare lo spagnolo, perché Bormann va in Sud America e non è che voleva fare il pensionato, cioè lui ha continuato ad avere un ruolo di leader anche in Sud America. E quindi c'è questa fuga dentro sottomarino, l'ultimo sottomarino che dall'Europa parte in direzione dell'Argentina, del Sud America, e scappano insieme. E lui, una volta che ha raggiunto il Sud America, continua ad avere appunto questo ruolo preminente. Adesso io purtroppo la memoria, credo sia morto nel 1957 Bormann. Però anche lì lui era un personaggio talmente importante, per gli americani, per gli statunitensi, che viene protetto fino alla fine. Nel senso che
E quando lui muore, ufficialmente lui era morto nel maggio del 45 a Berlino, mentre cercava di scappare. Insomma, si trovano falsi testimoni che poi sono gli stessi che hanno testimoniato il falso con Hitler, insomma, le stesse persone. Si trovano questi falsi testimoni e raccontano di questa morte di Bormann mentre cercava di scappare. In realtà non c'è, c'è una tomba vuota, quindi non c'è il cadavere di Bormann. Poi nel 1974, mi pare, 72-74, viene ritrovato a Berlino, durante dei lavori, vengono ritrovate delle ossa e dall'analisi di quelle ossa emerge che quello è effettivamente Martin Bormann. La cosa incredibile che è stata fatta è che Bormann è morto in Paraguay, è morto ad Asunción, c'è una sua tomba lì, vera, di Bormann, ed è stato preso il suo cadavere e portato lì per far vedere che effettivamente era morto a Berlino. Come si è scoperto l'inghippo, al di là delle testimonianze, sono i documenti, sono perfino i documenti ufficiali del governo paraguayano che certificano la sua morte, del fatto che lui fosse il braccio destro del dittatore paraguayano Stroessner, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al di là di queste cose qui, perché in mezzo alle ossa e ai vestiti, cioè a tutto quello che si era trovato dentro la bara, erano impregnati di un terriccio rosso, terriccio che non esiste non solo a Berlino, ma in Germania, c'è cioè un tipo di terra che non esiste lì, quindi non interri qualcuno Sì. con una terra quindi già questo non è compatibile, diciamo, con quel terreno, ma dall'analisi che hanno fatto i geologi è emerso che l'unico luogo al mondo in cui c'è questo terriccio è il cimitero dove è stato effettivamente sotterrato in Paraguay. Quindi, però, per dire quanto tenevano la sua protezione, perché lui era veramente l'uomo da proteggere. Sicuramente depositario di segreti incredibili, insomma, per cui qual è a proposito, ecco, diciamo di segreti, forse magari quello più intrigante che vuoi, magari che vuoi in qualche modo descriverci. Che genere di segreti? Ma no, non lo so, insomma, riguarda un po' tutta questa vicenda. Adesso quello che a me viene in mente, in particolare, diciamo, il ruolo, diciamo, che ha avuto la Chiesa nel proteggere alcuni personaggi, perché parlavi anche, ecco, di nazisti protetti in monasteri. Sì, allora, la Chiesa ha sempre avuto questo ruolo un po' ambivalente, nel senso che non è che la Chiesa fosse cattiva tutta, Beh, certo. c'erano alcuni ecclesiastici che erano proprio fascisti e nazisti, cioè che erano ideologi quasi di questa cosa, specialmente alcuni ecclesiastici croati, ma non solo, per esempio il vescovo di Genova, colui che diventerà il cardinale di Genova, che ha rischiato quasi di diventare papa. Che era si Mio, chiamava si, si, Siri, un mio omonimo. si chiamava Siri, Non ho e lui era nessuna proprio parentela con lui, lo dico subito. un nazista convinto, insomma. C'erano personaggi così, e poi c'erano personaggi che lo facevano per carità cristiana, nel senso si salva chiunque, no? Che se uno si rifugia in chiesa, alla fine dai ospitalità a chiunque. Mettiamola, ci sono queste due cose. E la Chiesa ha avviato anche lì lunghi colloqui con Bormann e anche con gli argentini, con i Perón e con gli altri per gestire questa cosa. La Chiesa ha fornito documenti falsi ai nazisti e fascisti che scappavano dall'Europa, quindi non solamente protezione, ma anche documenti. E poi ha fornito questa gigantesca rete di monasteri che permetteva di potersi spostare da un monastero all'altro in sicurezza. E quindi c'erano questi dirigenti del Terzo Reich, oppure semplicemente appunto nazisti o fascisti di alto rango che si nascondevano nei monasteri, erano dei monaci a tutti gli effetti e nessuno li avrebbe mai trovati. Quindi uno dei personaggi che hanno avuto un ruolo
per quanto riguarda la Chiesa in questa fuga, per esempio, è stato l'allora vescovo, poi sarebbe diventato cardinale e poi addirittura Papa Montini, Paolo VI. Perché Paolo VI era il capo dei servizi segreti vaticani e in quanto tale era stato coinvolto in questa, cioè era a conoscenza quantomeno di tutto quello che stava accadendo perché partecipava alle riunioni. E poi c'è un'altra cosa, visto che tu mi hai detto rivelare qualche, insomma, segreti o comunque cose che normalmente non si sanno. Allora, Roosevelt, che non faceva parte, cioè, pure lì dire gli Stati Uniti non è dire tutti, c'era Roosevelt che non era uno favorevole, cioè non avrebbe mai tollerato la fuga di Hitler, solo che muore prima, Roosevelt è morto prima della fine della guerra, quindi non... E lui a un certo punto si rende conto che l'Argentina si è completamente nazificata e quindi dice bisogna riportarla nell'alveo, diciamo, democratico, soprattutto perché se è nazificata non è più alleata degli Stati Uniti ma alleata della Germania. Insomma, la storia ci ha insegnato quanto gli Stati Uniti considerassero importante il controllo di tutta quanta l'America Latina, che consideravano il loro giardino di casa, quindi non poteva essere un paese alleato di un nemico, doveva essere, tutti i paesi dovevano essere in qualche modo allineati con la politica di Washington. E quindi decide di mandare un suo inviato a Buenos Aires per convincere Perón a dichiarare guerra alla Germania e quindi staccare il cordone ombelicale che lo teneva legato a Berlino. Bene, alla fine viene mandato come inviato Rockefeller. Allora, la cosa che trovo incredibile è che Rockefeller era colui che negli anni 20, anni 30, aveva promosso negli Stati Uniti gli studi di eugenetica. Aveva finanziato, la fondazione Rockefeller aveva finanziato quegli studi. Ma non solo, aveva finanziato gli studi di eugenetica in Germania. L'imprimatur scientifico alle teorie naziste di superiorità della razza e di inferiorità della razza ebrea o dei neri o di tante altre cose, fu dato proprio da quegli studi finanziati da Rockefeller. Cioè lui era, diciamo, ha dato un contributo fondamentale alle teorie naziste di superiorità della razza grazie ai suoi soldi. E non è tutto, cioè lui ovviamente finanziare, che vuol dire? Vuol dire mandavano soldi a scienziati, medici, biologi e quant'altro in Germania che facevano questo tipo di studi di eugenetica. Allora, una delle persone che usufruì di queste borse di studio, di questi soldi per fare i suoi studi, fu Josef Mengele. No, tanto per capirsi. Allora, quest'uomo, quindi Rockefeller, che credo che si possa inquadrare già il personaggio, cioè uno che fa delle cose del genere, è colui che deve andare da l'amico di Mussolini e con la moglie nazista e al soldo entrambi di Borma, del numero del nazismo, andare a convincere queste persone a dichiarare guerra alla Germania. Quindi potete immaginare la scenetta, insomma, quando questi sono arrivati a Buenos Aires, che c'è stata tra questi, cioè si trovavano tra sodali, cioè tra amici, la pensavano nello stesso modo. E la cosa è che fanno, questo lo racconta Perón, cioè Perón nei suoi diari, nella sua autobiografia racconta proprio questo. Arriva Rockefeller e dice: sì, che facciamo? Non è che possiamo sul serio dichiarare guerra alla Germania, noi siamo tutti quelli presenti in questa stanza sono amici della Germania. Quindi a quel punto si accordano anche con i tedeschi, per cui l'Argentina effettivamente nel febbraio del 45 dichiara effettivamente guerra alla Germania, ma Perón dice: questa è stata la nostra salvezza, cioè abbiamo avuto questa idea geniale, cioè noi d'accordo con i tedeschi dichiariamo guerra alla Germania, in realtà è una dichiarazione finta, nel senso che non è che l'Argentina
ha mandato le truppe in Europa o è successo qualche cosa, semplicemente hanno rotto i rapporti diplomatici con la Germania. Questa mossa che fa Perón su consiglio di Rockefeller fa sì che l'Argentina esca dal cono della lente di ingrandimento di Washington. Quindi i servizi segreti americani non si preoccupano più dell'Argentina, e quando poi effettivamente finisce la guerra e c'è questa fuga di massa, perché quando fuggono oltre 1 milione di persone si può chiamare fuga di massa, verso l'Argentina, non gliene frega niente a nessuno, perché nessuno si preoccupa di un paese che in quel momento era nemico del Terzo Reich, anche se non lo era nella realtà. Ecco. Beh, questo insomma, anche su questa cosa insomma, ci fa capire quanti fili rossi si possono tirare, no? Giù, anche arrivando poi anche ai giorni nostri, se vogliamo. Per cui, cioè, più o meno ricapitolando sul discorso finanziamenti, la Germania comunque quindi prende soldi, viene finanziata da Rockefeller per quello che riguarda l'eugenetica. È vera anche la storia, quindi la famosa storia del nonno di Bush che finanzia comunque i tedeschi per quello che riguarda poi il riarmarsi, immagino, no? Sì, ma non solo il riarmarsi, intanto non solo il nonno di Bush, ma tantissimi industriali e diciamo tycoon di Wall Street degli Stati Uniti, non tutti, sì, ma insomma molti. E secondo, non il riarmarsi, proprio l'armarsi. L'armarsi, cioè, la cosa pazzesca è che questo è stato quasi un paradosso. Nel 2005, anzi nel 2004, George Bush, quindi, che all'epoca era presidente degli Stati Uniti, va in Normandia per celebrare i 60 anni dello sbarco, no? Sì. Insieme ai reduci, quelli che ancora erano vivi, insomma, dei reduci dello sbarco. Quindi lui dicendo gli eroi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il paradosso dove sta? Che questi reduci, e comunque lui celebrava qualche cosa in cui i soldati americani avevano, sono morti credo 4 o 5 mila quel giorno. Hanno dato la vita. Hanno dato la vita, uccisi dalle pallottole finanziate dal nonno. Cioè, è come se la nipote di Totò Riina andasse a celebrare la strage di Capaci. Di Capaci. Sarebbe la stessa cosa. Cioè, lo so che sembra assurdo, ma è quello che è successo. Cioè, loro diciamo, questo gruppo di potere economico e finanziario ha continuato a finanziare il Terzo Reich per tutta la guerra, nonostante erano ufficialmente nemici. Hanno continuato a fare senza nessun problema, non solo armare le cose, ma perfino non saprei il gas usato nei campi di concentramento era prodotto da una multinazionale tedesca e statunitense. Era una multinazionale statunitense che aveva creato, diciamo, creato la sua filiale tedesca e loro producevano il gas. L'IBM ha creato il primo sistema di database della storia per computerizzare in qualche modo, per facilitare il lavoro dei burocrati nei campi di concentramento, la schedatura, diciamo, la schedatura di tutti quanti gli internati l'ha fatto l'IBM. Sì. È giunto l'IBM, sente, dobbiamo organizzare questa cosa, dobbiamo portare le persone nei campi di concentramento, dobbiamo sapere chi ammazziamo, chi sopravvive, le cose, sapere chi sono. E l'IBM gli ha fatto il programma e gli ha creato questa cosa ex novo. Quindi insomma diciamo che vediamo proprio la storia che si ripete in continuazione, o meglio si prolunga, perché neanche si ripete.
Stefania, vai. Eh sì, perché mentre Franco parlava mi stava venendo in mente tra i vari finanziatori c'era anche lo stesso Allen Dulles che tu hai citato prima, che a un certo punto, prima della guerra, venne proprio mandato come intermediario, con Hitler, giusto? Era sì. Sì. Esattamente, lui arriva in Germania nel 1925, lui è Sì. il fratello sarebbe diventato il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri di Eisenhower per 10 anni. E lui e il fratello arrivano nel 1925 in Germania su un mandato di questo gruppo industrial finanziario americano per trovare un politico, qualcuno da supportare, da finanziare, perché poi possa raggiungere il potere in Germania e quindi per fare soldi a tutti quanti. E lui arriva e conosce Hitler, avendo idee molto simili a quelle di Adolf Hitler. Loro due fratelli diventano amici e da allora, cioè è dal 1925, quindi nel 1945 erano 20 anni che si conoscevano. Infatti. E poi Dals fu anche a capo dell'OSS in Europa, che l'OSS era il predecessore di quella che poi sarebbe diventata la CIA. Esattamente, perché lui conosceva, ovviamente parlava il tedesco perfettamente, insomma. E quindi sì, conosceva l'Europa perché ci ha vissuto tanto tempo, quindi. Era E perfetto. poi, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è anche l'aspetto di quel gruppo, in realtà erano centinaia di scienziati, ingegneri che furono nazisti, che furono fatti arrivare negli Stati Uniti, tra cui anche uno dei più famosi, Werner von Braun, che poi Creatore della NASA. fu uno dei personaggi Mazza. chiave della NASA, poi anche Gehlen, quello dell'organizzazione Gehlen. Insomma, c'è anche questo aspetto di tutti questi scienziati che arrivarono negli Stati Uniti. Sì, perché faceva parte dell'accordo, cioè, ovviamente gli Stati Uniti devono avere qualcosa in cambio, no? Allora, quel qualcosa in cambio era, da una parte, la manodopera, cioè questi nazisti che sapevano benissimo fare il loro mestiere di assassini, torturatori, stragisti, sapevano combattere e quant'altro, sono diventati il loro braccio durante tutta quanta la guerra fredda. Quindi, da una parte questo, e dall'altra, poi dall'altra, la rete spionistica nazista, che era diffusa in tutta quanta Europa, che in funzione della guerra fredda era perfetta, quindi loro hanno mutuato quella rete spionistica. E infine c'era la parte degli tutta quanta la ricerca scientifica e tecnologica. La Germania era all'avanguardia su tutto, era il paese, la Germania veramente è il paese avanti rispetto al resto del mondo, e lo poteva essere anche grazie anche grazie al tipo di regime che avevano. Pensiamo alla ricerca medica. Nella storia della medicina non si sono mai fatti tanti passi avanti come durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie ai medici e agli scienziati tedeschi. Ma questo perché? Perché hanno potuto fare esperimenti sugli esseri umani impunemente, cioè senza problemi. Di solito si fanno sui topi, su quello, su quella. Immaginate poter avere migliaia di persone su cui fare qualsiasi tipo di esperimento. Scoprite un sacco di cose sul funzionamento dell'essere umano, no? E quindi, grazie a questi orrori, hanno fatto fare dei passi avanti alla medicina e a tante altre discipline. E tutti questi qui sono scappati, sono stati protetti dagli americani. La maggior parte di questi sono finiti negli Stati Uniti, e poi gli Stati Uniti sono diventati loro il paese all'avanguardia nella medicina. Quindi hanno sfruttato al massimo tutto quello che gli forniva il Terzo Reich, perfino le industrie. Cioè, uno degli accordi era che gli alleati, perché diciamo dalla parte della Germania Ovest, erano poi gli americani a fare i bombardamenti. Quindi gli americani non avrebbero bombardato una lista di industrie che gli erano stata consegnata, perché devono rimanere integre, perché devono essere industrie per il dopoguerra, per
perché erano quelle industrie che erano state finanziate ed erano legate a questo gruppo, questo comitato d'affari, diciamo, di industriali, di multinazionali, di alta finanza di Wall Street. E queste industrie non sono state toccate, cioè tutto il resto era tutto quanto distrutto, tutto raso al suolo, tranne queste industrie hanno continuato a operare per tutta la guerra e poi subito dopo la guerra, tant'è vero la Germania si è ripresa subito dal punto di vista economico. Economico, sì, sì. Però si è ripresa e facendo fare i soldi agli americani, perché poi erano loro che ci erano messi. Andava mantenuto comunque tutta una serie di know-how che comunque c'era, era stato creato in Germania, quindi non certo. Poteva essere distrutto assolutamente. Certo. Poi ecco, io penso chi ci ascolta insomma riesce a capire che unendo diciamo tutti questi puntini si riesce a creare insomma un disegno che regge, a differenza di quello che appunto accade poi andando a leggere i libri ufficiali di storia, perché tutto comunque trova un senso, direi. Stefania, non so se hai qualche altra domanda, perché poi sarebbe interessante fare anche dei paralleli con quello che sta accadendo oggi. Siete caduti? Non ci siete più? Io no, io ci sono. Tu ci sei, Stefania non la sento più, non so se sia caduta. Mi sa di sì. Allora, facciamo una piccola pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare questo brano degli UB40, Keep on Moving. Vediamo un po', riprendiamo il nostro discorso con Franco. Allora, quello che volevo chiederti è questo. Com'è possibile comunque che tutto questo sia stato completamente messo a tacere, cioè non siano uscite, cioè io ricordo per esempio c'erano dei filmati che giravano e poi ecco non so, chiedo a te, magari girava un filmato di Hitler in Argentina, hai notizie diciamo sul fatto che potesse essere vero quel video? Non so se tu l'hai mai visto. Sì, l'ho visto, ma non veramente rientra nel campo delle ipotesi più o meno fantasiose, più o meno reali. Qualsiasi cosa direi sarebbe senza valore, perché non si sa, non, veramente, anche perché di personaggi simili a Hitler immagino ce ne siano stati tanti in circolazione. Lui stesso aveva 6 sosia ufficiali, registrati e tutto il resto, che facevano, ce ne aveva 6. Uno di questi è stato ritrovato ufficialmente nel bunker il 1 maggio del 45, ci sono le foto di questo sosia, quindi insomma si conosce, si sa chi siano, la loro vita e tutto quanto il resto, quindi valla a capire sì, appunto, se possono essere filmati reali o meno, insomma, ecco. Sì. Cioè, quindi sostanzialmente poi nel bunker hanno messo un sosia. Di fatto, sì, esattamente. Ecco, questo è interessante. No, perché poi ecco, ricordavo che c'erano, cioè cercavano di mostrare le prove attraverso che avevano trovato insomma dei frammenti di ossa, avevano confermato. No, ma ci sono le ossa, c'è il teschio. Sì. Il teschio l'hanno rianalizzato recentemente, l'ha rianalizzato l'università, io purtroppo con la mia memoria, comunque una importante università degli Stati Uniti d'America, sì. E ha proprio certificato che non è Hitler, non è lui, cioè questa è stata una cosa di qualche anno fa, insomma, con la tecnologia del DNA sono riusciti a fare questa cosa, e anche con tutta la tecnologia moderna di cui si è in possesso, non è Hitler, punto, non è che c'è molto da fare. Ah, ecco, proprio, insomma, non siamo sicuri, insomma, che non è lui. Sì. Ma ecco, un'altra cosa mi veniva da chiederti. Questa famigerata segretaria che poi scrive, diciamo, le ultime
ore dentro il bunker, da cui poi appunto insomma poi è stato fatto anche questo, il famoso film, no? La caduta. Che ruolo ha, diciamo, in tutta questa storia? È affidabile? No, quindi insomma, che cioè, il film? Sì. No, allora, non tanto il film, cioè io ricordo, adesso vado un po' a memoria, però anche lì, diciamo, anche io la memoria, diciamo, non è che va sempre a 100. E comunque da quello che questa all'epoca signorina aveva scritto, poi è stato tratto quel famoso film, no? Comunque sì, si è ispirato a quello, quindi lei... Allora, diciamo che quello che lei racconta in parte potrebbe essere vero, perché comunque non è che Hitler è scappato nel marzo, cioè Hitler è scappato qualche giorno prima, quindi diciamo finché lui è stato lì, effettivamente quelle cose lì probabilmente le ha fatte, insomma, e le ha dette. Sì. Quando lui è andato via, invece, è stato sostituito, questo lo dicono appunto, ci sono testimonianze presenti nel bunker che raccontano questo, che lui, che questo sosia ovviamente non era lui, cioè aveva abitudini differenti, e tutti comprendono, cioè c'è anche questa cosa, tutti comprendono che non è lui, perché Hitler stava sveglio tutta la notte e iniziava le sue riunioni, tanto per dirne una, iniziava le sue riunioni quotidiane a mezzogiorno, all'una, alle due di pomeriggio, non prima. Il sosia invece era uno normale che si svegliava poi presto, peraltro, e convoca la prima riunione alle 8:30, e tutti dicono: ma come alle 8:30? Cioè, non esiste una cosa del genere. E così una serie di altre cose che erano fuori dal mondo per quanto riguarda, cioè, aveva abitudini, per quanto magari parlava come lui, si muoveva come lui, faceva, perché ovviamente erano sosia seri, erano professionali, cose qualsiasi. No, per quanto potesse essere credibile dal punto di vista fisico e di tutto quanto il resto, ma non aveva, era un'altra persona, cioè il carattere poi a un punto emerge, anche le abitudini, e quindi si racconta che negli ultimi giorni, ma stiamo parlando degli ultimi 3 giorni, 4 giorni della, insomma, prima della caduta, diciamo, prima della, sì. Sì, della caduta ufficiale, nel bunker la vita è andata un po' in vacca, nel senso che ognuno faceva come gli pareva, quando Hitler passava non scattavano tutti sull'attenti come doveva essere, cioè insomma avevano capito, cioè, beh, questa è un'altra persona, lui si è andato via, stiamo qua, però non seguiamo le regole esattamente come è stato fatto fino adesso, quindi diciamo che quella storia, la storia raccontata, per una parte è certamente vera, e per l'altra parte non lo so, cioè... È stata sicuramente manipolata in qualche modo. E ecco, ritornando sempre agli ultimi giorni nel bunker, Eva Braun, quindi a questo punto c'era una sosia anche di Eva Braun o cosa? Se sei riuscito a capire magari più o meno come può essere andata la storia. Sì, sì. Ah, quindi esisteva quindi anche una sosia di... Certo. Ah, certo, quindi insomma, proprio messo in piedi un teatro, in pratica. Sì, ma è una cosa abbastanza comune, nel senso che Stalin non so quanti sosi avesse, c'aveva Churchill, cioè... Queste cose venivano utilizzate in casi, di solito in casi estremi, non so, sì. Il leader deve andare in un posto che è pericoloso, non deve parlare, deve solo farsi vedere che saluta, si manda un sosia, insomma, cose di questo genere qui. Certo, vabbè, insomma, poi queste sono cose che abbiamo visto un po' con tutti, lo stesso Gheddafi, sembra. Sì, che, insomma, anche Saddam Hussein. Saddam Hussein, sì, infatti. Allora, Stefania, vediamo un po' se è ricollegata, penso di sì. Sì, adesso ci sono, sì, per qualche minuto mi si era rallentata perso. La connessione. Sì, a proposito dei sosia, infatti proprio Saddam Hussein era nota, insomma, questa cosa che aveva diversi sosia, non solo uno, ma appunto è una pratica comune per questi uomini di potere. No, ce l'avrà io pure Draghi? Ci sarà pure un sosia dei Draghi, chi lo sa? Chi
chissà se è brutto come lui, perché è veramente spaventoso. Beh, Draghi con quella faccia, vabbè. vabbè. No, a questo punto direi che se non ci sono altre cose da approfondire possiamo anche chiudere la puntata e ricordare però dove si può trovare il tuo libro, Franco. Sì. E poi tu prima hai citato anche, hai fatto riferimento a un'intervista a Gelli e sul tuo sito si può trovare anche, cioè si può acquistare il libro abbinato anche a delle interviste, tra cui anche quella a Gelli, giusto? Allora, intanto no, sul mio sito ci sono solamente le informazioni, io non ho un sito di e-commerce. Ah, sì, sì, ma certo. Questa è proprio una scelta mia, cioè proprio non per scelta. Sì, l'unico sì. modo che si ha per acquistare i miei libri, i miei film o qualsiasi altra cosa è attraverso di me personalmente, quindi mi sì. dovete scrivere un'email all'indirizzo francofracassi1@gmail.com, francofracassi1@gmail.com. Voi mi scrivete e io vi spiego come fare ad averli, ovviamente spedisco tutto quanto a casa e tutti i libri, tutti sempre, arrivano con la dedica. La dedica personalizzata, insomma, se non è per voi, mi dite per chi è il regalo e io vi metto la dedica. Insieme a Hitler, 1945 è il titolo del libro, si possono avere, volendo, anche cioè una sorta di pacchetto, mettiamola così, che è composto da un altro libro che si chiama Hitler uccidete quei tre, che è un libro che racconta del 1993 ci fu il vertice di Teheran in Iran tra Roosevelt, Stalin e Churchill, un vertice molto importante perché in quel vertice venne stabilito lo sbarco in Normandia e vennero poste le prime basi sul dopoguerra fredda, quello che venne poi deciso a Yalta 2 anni dopo. Hitler venne a sapere di questo vertice perché l'Iran, la Persia in quel momento era territorio neutrale, insomma, quindi era un luogo di spie, si incontravano e quant'altro, e venne a sapere di questa cosa e inviò i suoi sicari per farli fuori tutti e tre. Questo è una storia veramente da film, di questi film di spionaggio thriller, perché mentre c'era in corso questo vertice c'era il tentativo appunto dei sicari tedeschi di farli fuori, quindi magari risolve la guerra in questa maniera facendoli fuori tutti e tre. Ovviamente il tentativo poi non è andato a termine, e questo libro è stato scritto sulla base dei diari inediti del segretario di Stalin, non solo sulla base di questo, ma insomma che racconta un sacco di cose. Poi c'è la possibilità di prendere un libro che io scrissi un anno fa che si intitola Quarto Reich, che è un po' la prosecuzione ideale di Hitler 1945, perché è quello che accade dopo la fuga, diciamo, sostanzialmente quello che accade dopo la fuga a tutti quanti questi ex nazisti e fascisti fino ai giorni nostri. Poi si possono avere tre video interviste di circa 50 minuti l'una, quindi insomma dove vengono raccontate tante cose. Una è l'intervista a Licio Gelli, l'ultima intervista che Licio Gelli ha rilasciato in vita, racconta veramente tante cose interessanti. Un'altra è un'intervista a Stefano Delle Chiaie, che è stato probabilmente il più importante neofascista del dopoguerra. Lui è entrato in tutte le vicende di stragi, colpi di Stato, immaginate qualche cosa, Delle Chiaie c'era in mezzo, ma non solo in Italia, nel resto del mondo. Che lui racconta la sua stretta amicizia con Pinochet, a cui gli ha messo su proprio la polizia segreta, quella che faceva sparire i famosi desaparecidos, quella che torturava le persone. È stata, diciamo, opera ingegno di Delle Chiaie fare queste cose qui. Cioè lui era un personaggio importantissimo come Gelli, solo che Gelli era uno che dava gli ordini, Delle Chiaie era un operativo. Sì. E poi c'è l'intervista a Roberto Fiore, che in qualche modo è stato un allievo di Delle Chiaie. Quindi diciamo che un comparto neofascista o quello che è. Infine c'è la possibilità di avere anche un altro libro che non c'entra assolutamente nulla con questo, che è una specie di
di cosa apparentemente estranea. È un libro che si intitola Favole ribelli ed è un libro di favole, libro di favole strampalate, insomma, però molto divertenti, soprattutto per gli adulti, non solo per i bambini. Ecco, questa è la, diciamo, l'offerta di questo bandolo, chi lo vuole, insomma, questo bandolo, pacchetto, come si dice oggi. Allora, Franco Fracassi 1 @gmail.com, giusto? Esatto. Ok, esatto. Perfetto, quindi insomma sappiamo tutto. Visto che hai parlato di questa, un'ultimissima domanda e poi ci lasciamo. Che ne pensi di quell'inchiesta che è uscita su Bologna, che c'è stata a Report qualche settimana fa? Di Paolo Mondani, sì. Molto interessante, sì. Peraltro avvalora tante cose, ho scritto anche in Quarto Reich, le trovate molte di queste cose dentro Quarto Reich, ed è avvalora anche molte cose che scriverò, nel senso che, perché io sto preparando un libro che dovrebbe uscire in diciamo tarda primavera. Il libro è sui diciamo sui legami storici tra lo Stato italiano e la mafia, e quel e racconta, in realtà racconta molte altre cose, e quell'inchiesta ha molto a che vedere con quello che noi raccontiamo, perché sostanzialmente racconta che dal 1943 a oggi, sottolineo a oggi, ci sono delle come delle gambe di un corpo, che queste gambe sono formate da lo Stato italiano, non lo Stato deviato, lo Stato italiano, la mafia, l'estremismo di destra e di sinistra, cioè sia i terroristi rossi che quelli neri, sia le, tanto per capirci, sia i NAR che le Brigate Rosse, ma non solamente loro, come collante la massoneria e gli Stati Uniti d'America, cioè gli Stati Uniti d'America registi tutto quanto questo. Questo è, diciamo, il libro che è quello che noi oggi chiamiamo la trattativa Stato-mafia, in realtà non è quello, perché non è durata due anni, è qualcosa che va avanti al 1943 e funziona pienamente ancora oggi. Questo è il libro che sto preparando, e questa inchiesta di Paolo Mondani, diciamo, è un tassello di questo libro, cioè, insomma, è perfetta. Io sono felicissimo quando ho visto quella cosa in TV. Bene, Franco. Sì, sono argomenti di cui noi ci siamo occupati spesso, quindi sicuramente anche quando uscirà questo tuo nuovo libro ne parleremo volentieri anche con te. Perfetto. Ovviamente. Complimenti li faccio pubblicamente anche per l'intervista con Tritto. Grazie. Ci sarà una terza intervista. Ah, sì, molto interessanti, infatti, quelle interviste. Sì. La terza intervista sarà, a mio modo di vedere, la più interessante delle tre. Ah, la allora più sorprendente. Io ho fatto dei salti sulla sedia che nemmeno vi immaginate. Quindi, ti vedremo la saltare. La terza intervista, quindi, parla del genoma. Ecco. Del genoma, del DNA, e ovviamente, essendo artificiali sia il virus che i vaccini, parla dei virus e dei vaccini, però partendo dal genoma e dagli studi fatti sul DNA, che ricordano un pochettino quello di cui abbiamo parlato, cioè gli scienziati che si credono di essere Dio, che una volta erano nazisti. Infatti. Ma infatti è tutto collegato, ma anche tutti questi meccanismi che tu ci hai descritto, questa creazione, questa fabbricazione di una storia che non è quella vera, è molto utile capire questi meccanismi anche per capire il presente, non solo perché alcuni personaggi che ci sono adesso sono anche collegati a quel periodo, ma soprattutto perché i meccanismi sono gli stessi, quindi i meccanismi che noi possiamo vedere nella storia sono quelli che si ripresentano anche adesso nella situazione attuale. Sì. Bene, Franco, noi ti ringraziamo moltissimo per tutte le cose che ci racconti e che ci dici, e speriamo, insomma, allora, questa terza intervista uscirà quando?
più o non meno? Lo so perché ah, non lo sai è oval, e io non sono oval, cioè io presto la mia figura per fare interviste, insomma. Ah, ok. Oval è una, diciamo, una televisione tipo BioBlue, tanto per capirsi, sì, tedesca, ah, che ha deciso di aprire in Italia. Mi hanno chiesto: fai le interviste per noi? Io ovviamente ho accettato volentieri perché mi piaceva il formato del programma, diciamo. Sì, sì, sì. Quindi non decido io queste cose. Ah, ok. So che oggi, perché ogni lunedì esce qualcosa, esce un'altra settimana qualche cosa, oggi esce l'intervista a un altro scienziato, che per quanto mi riguarda è molto interessante, considerando che io di medicina, proprio per mia cosa personale, non ci ho mai capito nulla e non mi sono mai appassionato particolarmente, quindi se a me interessa qualcosa di medicina vuol dire che di solito è molto interessante. E abbiamo fatto un'intervista a uno scienziato che è un luminare mondiale per quanto riguarda la vitamina D. Ah, e racconta molte cose legate a questo virus che hanno a che fare con la vitamina D. E quindi secondo me è molto interessante, almeno io ho imparato un sacco di cose e l'ho ascoltato con grande interesse. Dopodiché non so appunto se escirà il prossimo, perché le interviste si fanno in un teatro, quindi non sono in diretta, vengono registrate un po' e poi vanno in onda, e ne abbiamo altre registrate, una di queste è quella di Tritto, quindi non so se sarà la prossima settimana o quella ancora dopo, però, insomma, okay, o la prossima o quella ancora dopo ci sarà la terza puntata. Vabbè, intanto saremo sicuramente avvisati da te anche attraverso i social, per cui lo sapremo. Bene, Franco, allora a presto, e aspettiamo poi questo nuovo libro e speriamo, insomma, di averti nuovamente con noi. Perfetto. Complimenti ancora per tutto. Grazie, grazie ancora. A voi, grazie. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Grazie, Franco. Ciao. Ciao. Bene, siamo arrivati anche questa sera al finale e con questo io do la buonanotte a tutti e a Stefania. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao Stefania. Allora, io vi lascio in compagnia di questo brano dei Gentle Giant, Think of Me with Kindness. Buonanotte a tutti.